Domani si celebra a livello mondiale la giornata del libro. Ecco, l'Associazione Artistica 33 di Licata vuole, ecco, festeggiare, vuole ricordare questa importante giornata. Nicoletta Casano è la presidente dell'associazione. In che modo, ecco, celebrerete questa giornata così importante? Allora, domani la celebreremo a teatro perché è una location ideale per la manifestazione che abbiamo un pochino fatto, creato noi in collaborazione con gruppi spontanei, classi di scuola, maestre, insegnanti, fondo librario antico, biblioteca fondo moderno e quindi anche altre associazioni. La celebreremo con uno spettacolo a modo nostro, uno spettacolo che non è una commedia, noi abbiamo anche una compagnia teatrale all'interno di Artistica 33, però la cosa bella è che abbiamo voluto coinvolgere tutti per festeggiare il libro senza schemi stereotipati, senza particolari recensioni o chissà cos'altro, in maniera un pochettino più allegra. L'evento si chiamerà In Italia, perché la giornata mondiale del libro è vero, si festeggia in tutto il mondo da anni, anche Licata sicuramente ha partecipato in vario modo, però la manifestazione di domani è tutta italiana ed è il primo anno che si fa e noi siamo stati la prima associazione, devo dire in Sicilia, siamo stati i primi, proprio il 27 dicembre, ad associarci a questa Io Leggo, perché che è stata indetta dalla AIE, Associazione Italiana Editori, per la diffusione del libro e della lettura. Cosa faremo? Noi domani faremo favoleggiamo, quindi abbiamo declinato le possibili varianti della favola, ma come? Invitando a scrivere nelle settimane precedenti, chiaramente domani è il culmine di una serie di manifestazioni che abbiamo già messo in atto, invitando a scrivere dai più piccoli ai più grandi, invitando le comunità, ecco, dimenticato, ci sono anche delle comunità un po' particolari che domani sera potrete vedere. Non vorrei anticipare molto in realtà, perché come se un po' si perdesse la sorpresa. Quello che vorrei fare è invitarvi a venire. Ricordiamo l'appuntamento, dove si svolgerà? L'appuntamento è domani pomeriggio dalle 18:30 puntuali, perché c'è tanto da dire, da vedere, da ascoltare. 18:30 puntuali, Teatro Re Grillo. Meglio di così, è assolutamente gratuito, noi ci siamo autofinanziati, non abbiamo avuto sovvenzioni di alcun genere da nessuno, ne siamo fierissimi perché veramente dimostriamo il nostro essere non a scopo di lucro, quindi il nostro fine statutario lo mettiamo in atto. Vi invitiamo tutti, saremo felici di vedervi. L'unica cosa, ci piacerebbe se veniste preparati a qualche domanda che forse chissà potremmo farvi. Io leggo perché? Accettiamo anche io non leggo perché.